che siete un branco di ignoranti, avete pubblicato il saldo del conto di Luca Alba, ma avendo così tanti soldi, loro non mettono gli zeri, ma sono 9,87 milioni. Oh. Miliardi, miliardi. Zitto! Sai che è partita una cordata per offrirti un caffè oggi? Sì. Cioè, veramente, te lo giuro. Io ho visto Bergonzoni in bianco e nero raccogliere fondi per la tua vita su Canale 5. Ma Luca, cosa è successo alla tua vita? Non riesco veramente a capire come hai potuto. Stiamo parlando di uno che comunque mangia tutte le sere al ristorante. Vabbè, aspetta che getto la ricchezza. Ok. Sì. Ecco, sì. Niente, Marco, t'ho seguito. T'ho seguito e mi hai fatto. No. A un bivio c'era una via bellissima che portava a Saint-Tropez e una via bruttissima che portava nella merda. Io ho preso quella. Non mi hai seguito perché io ti ho detto devi fare almeno due scenette al giorno, caro Luca, se vuoi diventare qualcuno in radio. Non le fai, sono cazzi tuoi. No, Marco. Allora, ti spiego, per fare due scenette al giorno scendere di qualità, capisci? Ah, certo. Allora, ecco perché io ne faccio poche. Devi ma di scendere anche dal letto al mattino. Veramente io mi sveglio prima di te, Alisei. Ma quello perché devi sfuggire ai creditori sotto casa? Perché devo fare pipì. Scusa. No. Lui si alza presto la mattina perché ovviamente deve andare a aprire gli ombrelloni per 400. Ma come hai perso anche quel lavoro? No. L'ho mandato a fare il culo. Ma adesso stai aspettando di farlo d'estate in spiaggia? Lui mi dava 15 euro. Wow. Sì. Mi fa, ascolta, ti dà fastidio se ti do 10? Beh, sì. No. Ho detto, barbone di merda, perché mi hai preso? Io sono professionista. Ma questo pezzo di merda. Lui è laureato in apriombrellologia. Io non vedo l'ora che piova per usufruire delle tue capacità. Però, ragazzi, scusatemi un attimo. Scusami, Marco, ti devo bloccare. Ma con i miei soldi, se li aveste voi, se non dire soldi, con i miei e basta. Con i miei, con quelle roba lì. Che vita di cazzo facevate? Dimmi. Ma stai scherzando? È vero. E io invece? Sei un signore. Sigla Pippo, per favore. Intanto con i miei 800 stai facendo la vita da signora. No, caro Pippo, non fai finta di niente che te li ho dati. Cosa? 200. Ma scusa, ma non ci sono scenette di solito, me lo do? No. Fatti mettere la base, mettigli la base Saint-Tropez, dai. La base Saint-Tropez, prego. Anche perché vorrei fare una domanda a Luca Alba. Luca, tu che sei molto ferrato, no? Yes. Nel settore bancario, eccetera. Mi spieghi com'è possibile che una banca possa avere un buco di oltre 100 milioni di euro. Madonna. Cioè una banca in realtà che cosa fa? In teoria, no? Prende i soldi dei consumatori, giusto? Sì. Cioè diciamo di chi crede in quel... Dei correntisti e li investe facendo in modo che il correntista possa prendere uno schifo di percentuale di interessi, però comunque in teoria loro sono nati per badare ai tuoi soldi. Come fanno a fare un buco di 100 milioni di euro? Perché sbagliano l'investimento. Cioè, sbagliano a investire i tuoi soldi. Le banche, per fare i soldi, che cosa fanno? Investono su fondi ad altissimo rischio. Più è alto il rischio di fallire l'investimento, più diciamo si guadagna in termini di interessi, in termini di introiti, ok? Se tu sbagli a investire su un prodotto molto rischioso che non va, ti fumi tutti i soldi. Per questo hanno il buco le banche. Ma insomma, io stavo leggendo che la Banca Carige perde 100 milioni di euro. Tra l'altro stavano festeggiando il cambio dei membri del consiglio d'amministrazione mentre dicevano dai staff, abbiamo un buco di 101,7 milioni di euro. Cazzo ce ne frega. Ma sai cosa mi fa incazzare? Fanno il buco, fanno il danno, quindi vuol dire che hanno investito male, hanno fatto male il loro lavoro. Lo fa un'azienda normale, un'azienda qualsiasi, una normalissima SRL del signor Giovanni Cazzi, famosissimo imprenditore italiano, no? Giovanni Cazzi decide di vendere cacche di gomma. Se sbaglia il suo investimento, la sua azienda fa un buco, lui chiude e finisce anche molto male ai creditori che lo rincorrono tutta la vita. Lo fa una banca e loro cosa fanno? Vanno alla banca centrale guidata da Mario Draghi, gli chiedono un found plan dove gli prestano altri soldi da sperperare e bruciare. Perché il signor Gianmarco Pupazzi, imprenditore, ok, non ha dei soldi dei correntisti ai quali rispondere. Il salvataggio delle banche in alcuni casi, non in tutti, in alcuni casi viene fatto per tutelare i soldi dei correntisti. Cioè, se io che non ho investito in un cazzo, ho 10.000 euro in banca allo 0,2% e sono lì e la banca fallisce, io che sono un risparmiatore, chi cazzo me li dà quei soldi lì? È per quello che non può fallire. Si chiamano assicurazioni, scusa. Esatto, cioè, appunto, ci sono appunto le assicurazioni, ma a volte le assicurazioni non bastano perché la banca sta coprendo dei costi, ad esempio, di soldi prestati alle imprese e si parla di tanti soldi. Quindi fallendo la banca, fallisce. Anche l'impresa.
Avrai sentito parlare del casino che è successo in Argentina tanti anni fa, no? Io ho uno zio che ha perso tutto, perché la banca gli ha detto: no, no, vai lì, investi lì, fidati, vai sereno. Ha perso. Dove vai, Paolo? Paolo. Scusa, ho voglia di una boccata fresca, di alta montagna. Saliamo sul Perrito Moreno della cazzata. No, vai. No, prego, prego, stavi dicendo tuo zio ha perso tutto in Argentina. In Argentina, sì, aveva investito in Argentina, perché la banca gli aveva detto: investi tutto in Argentina. Dove vai? Passami la corda, grazie. Okay, grazie. Vai, prosegui pure. Prego, prego. Segui il racconto. Ti spaccia se intanto pianto questo piccotto. Vai. Per salire più in alto mi metto in sicurezza. Vai in Patagonia, okay. È bellissimo, vai avanti. Ma quanta gente ha perso tutto quello che aveva con gli investimenti in Argentina? C'è perché dicevano che. Questa meravigliosa da questo, guarda, si vede un'aquila. Guarda, c'è Maradona no, laggiù. Non ti sporgere se non cadiamo. Io ho uno zio che ha investito in immobili in Antartide. Quello non doveva farlo. Mio nonno era cugino di Sergio Pini. Ha investito tutto in farfalle che cantano. Ma quello Pini. Che non ne ha trovate. Oh, Pini si chiama Franco. Ecco perché ha perso tutto. No, io comunque ho un parente che faceva le strade ad Atlantide e gli è andata malissimo. Come mai? Che coglione. C'è un altro parente che ha combinato dei macelli. Pensate che famiglia. Madonna, famiglia di merda la mia. Infatti quando mi dico, ma non fai un figlio, ma sei scemo, vando avanti sta stirpe di coglione. Ma sei fuori, ma no. A proposito di buchi e parentele, associo le due cose. Ma perché tua moglie ci sta postando queste foto di sto troione? No, troione no, dai. Scusa. Allora ti spiego. Di fuori a pecorina, scusa. No, lei è un'attrice porno che adora lo Zoo di 105. Sì? La nostra cara amica si chiama Silvia Bianchi. Io inizio a sospettare che se la mangino tra mia moglie e lei. Io perché lo c'è, questo rapporto un po' così, no? Penso che si sia la mangiata di patata di mezzo. Sai che tu adesso devi correre a casa, sfondare la porta con la macchina e scoprirle a letto insieme immediatamente. Mollare tutto il lavoro. Tutto. Silvia Bianchi, se guardate sul suo Instagram, ha iniziato postando foto di lei vestita tipo tutta carina da collegiale. Adesso ha figone di fuori, tette di fuori. Sì, perché è diventata un'attrice molto famosa in Cina, mi sembra, per in Giappone. Motivo? Non lo so. Perché è una pornostar vegana. Sì, quindi... ma è anche un po' grassottina, nel senso è un po' tondeggiante. E ai giapponesi piacciono quelle col culotto e le zampone. Domanda: la pornostar vegana lo ciupa? Essendo fatto di carne, può mangiare cazzi. Seconda cosa, sono fatti di carne. Ammesso che lo ciupi, sì. Fa quell'altra cosa lì con doiare. Esatto, quella. Beh, quello è naturale, scusa, è bio quello. No, è di origine. Cosa animale. No? Lo sperma è bio. Ma cosa no? È anche parzialmente cannibalismo. Allora, i vegani non mangiano. I vegani non mangiano niente di origine animale, quindi neanche quella roba lì. Ma l'uomo non è animale, scusa. No, che cos'è? Sì, minerale, certo. Ho capito, è diverso. È animale umano. Poi quello si chiama succo dell'amore, cosa stiamo dicendo? Poi guarda, volevo imbottigliarlo io, però la soluzione è in Giappone, giusto? Sì. In Giappone cosa mangiano? Il sushi. Sì. Allora, secondo me, cosa fanno? Gli mettono un'alga intorno al cazzo e se lo mangia, capito? Ti ringrazio per questa parentesi molto nobile. È il famoso ma chi cazzo? Comunque, allora, se io avessi il minimo sospetto, se fossi in te, naturalmente, che tua moglie sia in questo momento a casa con una pornostar nel letto che stanno cercando di attaccare Franco Bolli, cosa? A te, magari. È proprio sei zero. Pazzo. No. Ma devi nella nuvola di fumo, di vapore, devi rimanere di puff e devi sfondare la porta con i nassi. Cioè, se mi dici che a casa mia in questo momento ci sono due di colore uomini con i baffi la barba che se lo sta mangiando, la magari un uomo di colore con i baffi la barba sta di merda, se posso dirlo. Non è proprio nel mio immaginario erotico, non è il top, diciamo. Il negro messicano non è il massimo proprio. Quindi finisci, dovrei andare a casa a far cosa? Come a preparargli fare dei video, Marco. Noi siamo tutti uomini sposati. Ma quale video? Deve ingoiare sette Viagra, neanche un sette ne deve prendere. Ne deve crescere anche un cazzo dietro la testa, gli deve crescere. A me piacciono belle secche, quella là c'ha il culone, quell'altra c'ha il culone, cioè. Allora fatti la mummia di quella là che sei stupato. L'hai vista? L'ho vista la foto. No, ragazzi, ha deturpato una mummia di 3000 anni, andate a vedere la foto. Si è scopato una mummia. Cioè l'hanno anche denunciato perché ha deturpato la mummia, si vede proprio il vaginone di la tema. Come si fa a fare una cosa del genere? Ma come si fa? Ma è una roba allucinante. Si è lamentato anche perché non si bagnava, tra l'altro. Ma come può un uomo arrivare al punto di scoparsi una mummia? Vabbè, cioè, dai, ho capito. No, magari non sono mummie dal punto di vista archeologico. Pippo Palmieri in Sardegna.
cazzarola, queste linee americane. Che palle, Gandia? Gandia? Sei proprio un porco, Pippo. Ci sei? Lo sai? Allora... mi senti adesso? Ah, adesso sì, ci sei. No, oh, meno male, no, perché deve essere caduta la linea, sai. Ah, oh, ogni volta che dico la parola Sassari, sapone idrofilo, prova. Ci sei, Marco? Sai, prova il microfono, vai. Peppo Pig, va là, andiamo, vai.